L'obiettivo è mettere in rete tante associazioni che sono funzionali alla inclusione sociale, con specifico riferimento in questo caso a persone ristrette in carcere per l'esecuzione di una condanna penale. A coordinarla è il Comune di Chieti, che stamani ha sottoscritto un apposito protocollo con la Casa Circondariale di Chieti, il Garante Regionale dei Detenuti e le associazioni. È un'opera estremamente meritoria, effettuata qui nel nostro capoluogo, forse una delle poche città che applicano questo accordo, così come abbiamo sperimentato in questi due anni l'attività lavorativa dei percettori di reddito di cittadinanza, sicuramente troveremo a queste persone del lavoro da fare utile sia per loro che per la società. È una rete che si sta costruendo, che è work in progress, sarà costruita insieme a altri partner proprio per far sì che alcune persone che hanno pagato la loro pena con lo Stato, con la società, possono essere dignitosamente reinseriti nel lavoro e soprattutto nella società civile. Questo è un grande segno di civiltà e chiaramente ci fa solo onore. Rieducare chi è in carcere e dar loro l'opportunità di reinserirsi nella società non è solo un modus operandi previsto dalla legge, ma è anche il modo migliore per evitare che queste persone tornino a delinquere ricadendo negli errori precedenti. Siamo circa per adesso 10-30 istituzioni e io spero che andremo a crescere, ne sono completamente assolto sicuro, e il nostro compito è quello di metterci in rete, lavorare in sinergia per poter meglio fare il nostro lavoro, e l'oggetto è quello di lavorare sulla persona detenuta sia durante la fase dell'esecuzione della pena, quindi durante la permanenza in carcere in misura alternativa, articolo 21 o quant'altro, e molto anche sulla fase della dimissione, in maniera tale che possa rientrare nella società secondo un vero processo di inclusione sociale che è vantaggioso per tutta la comunità. Come sottolineato dall'assessore comunale alle politiche sociali Mara Maretti, deus ex machina dello sviluppo del progetto, questo protocollo destinato a soggetti detenuti sarà un valido test per poter in futuro allargare la rete all'inserimento di persone che hanno altre fragilità.